Siamo davanti al Duomo di Monza, dove è custodita la corona ferrea. Secondo la tradizione, all'interno della corona c'è uno dei chiodi della croce di Gesù ed è questa la ragione per cui è stata utilizzata da molti re nel corso dei secoli durante le incoronazioni a testimonianza dell'origine divina del loro potere. Oggi, accanto al Duomo, un nuovo museo ne racconta la storia. Direttore, un museo contemporaneo per degli oggetti veramente antichi che rappresentano la storia di tutti noi. Sì, degli oggetti che di fatto ripercorrono una storia lunghissima, a partire dalla fondazione della Cappella di San Giovanni Battista che Regina Teodolinda volle per celebrare la sua conversione. Nell'anno? Nell'anno siamo alla fine del V secolo, quindi insomma siamo sicuramente in un momento molto particolare tra l'altro, e fino ai giorni nostri, perché è un museo che cerca di arrivare fino alla contemporaneità. Quindi una storia è una catena di doni, a partire da quello di Teodolinda fino a quello dei signori Gaiani, che hanno deciso di realizzare e donare alla città la nuova sede del museo, che di fatto racconta 1400 anni. Tra gli oggetti del tesoro ce n'è uno in particolare che forse anche gli spettatori di Rai International ricordano dai libri di scuola. Ah, sicuramente la chioccia coi pulcini. La chioccia coi pulcini è un oggetto straordinario e enigmatico ancora oggi. Raffigura appunto una chioccia al centro, con ogni probabilità simboleggia proprio la regina Teodolinda. E è attorniata da 7 pulcini, di fattura leggermente diversa, non della stessa qualità in termini proprio di realizzazione pratica, che invece probabilmente raffigurano i duchi longobardi alla fedeli. Non è cosa di tutti i giorni in Italia che qualcuno decida di donare un museo alla propria città. Qui a Monza c'era stato un precedente nel 1963, perché la prima parte del museo del Duomo è stata edificata proprio nel 1963 in ricordo di un industriale farmaceutico. E adesso poi si è aggiunto questo spazio che è molto più ampio, perché è 5 volte lo spazio preesistente, in cui abbiamo collocato molte opere che non erano visibili, erano nei magazzini, tutte opere che sono state quasi interamente restaurate. Parti reali del Duomo qua che non nel Duomo, che non nella costruzione. Adesso, del allora, Duomo. Purtroppo la situazione dell'ambiente, dell'atmosfera, naturalmente ha consigliato di ritirare le opere d'arte che erano all'aperto, come San Giovanni, che si vede là in fondo, queste formelle, le altre parti del Politico in terracotta, che vede parecchie cose, arrivano dall'esterno, sostituite con delle copie per evitare che si perdessero. E quindi adesso poi sono visibili, perché gli altri ovviamente certo. Prima erano ad altezza, non erano avvicinabili. Thank you.
La corona ferrea sicuramente non solo è un oggetto importante, un oggetto storicamente molto importante, ma anche evocatore di mille emozioni. Beh, la corona ferrea racchiude in sé due anime straordinarie. Quella più legata al fatto che sia una reliquia, una delle reliquie di Cristo, infatti al suo interno ha una vera, un cerchio di metallo realizzato secondo una tradizione molto accreditata proprio con uno dei chiodi della croce di Nostro Signore. E poi per il suo valore storico, infatti la corona ferrea in virtù del fatto di essere reliquia ha cinto il capo di grandi imperatori regnanti d'Europa. Proprio perché il chiodo potesse essere fonte di ispirazione per il buon governo e quindi per un atteggiamento sicuramente ispirato nella gestione delle cose terrene.